2x3. 2x3 è facile, dai. 6. Bravo. Il film di Pupi Avati, Una sconfinata giovinezza, racconta con sensibilità il dramma dell'Alzheimer. Questa malattia colpisce oggi il 5% della popolazione italiana con più di 60 anni e ha una frequenza che aumenta più velocemente con il progredire dell'età. L'associazione Alzheimer Cagliari è un'associazione di recente costituzione ed è nata da un gruppo di familiari di persone affette da demenza. Come si svolge concretamente la vostra attività e chi siete, di che cosa vi occupate? Allora, noi siamo un gruppo di familiari che abbiamo avuto la volontà di creare questa associazione senza fini di lucro, avendo lo scopo di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei familiari in primis, ovvero sia fornire tutte quelle informazioni e quei supporti di cui hanno bisogno nella difficile gestione di un malato d'Alzheimer e di demenza. Diciamo che all'interno del nostro obiettivo ci sono tantissime situazioni, prevalentemente, come ho detto precedentemente, quella di essere d'aiuto ai familiari, creando dei gruppi di supporto psicologici definiti gruppi AMA, quindi di auto mutuo aiuto, dove avviene una condivisione delle problematiche con una esternazione delle situazioni affinché il carico psicologico venga alleggerito, in quanto gestire un malato di Alzheimer non è una cosa molto semplice. Durante questi incontri ci sarà un facilitatore che aiuterà l'esternazione delle situazioni e contribuirà a far capire un attimino qual è il metodo migliore per poter affrontare la situazione, non sentirsi in colpa, perché sono degli stati d'animo che sono più frequenti in tutte queste situazioni. Inoltre noi riteniamo che l'informazione non sia adeguata per quanto riguarda la malattia di Alzheimer, per cui abbiamo istituito degli info point presso alcune strutture ospedaliere come il Santissima, nel quale ci rechiamo 2 volte alla settimana e forniamo tutte le informazioni alle persone che si recano lì per le visite dei propri cari. Sta avendo un successone, in quanto durante questi incontri noi somministriamo un questionario dal quale poi noi riceveremo delle informazioni che ci permetteranno di creare una sorta di banca dati, perché purtroppo esiste anche una carenza da questo punto di vista, in quanto ad oggi in Sardegna vengono stimate circa 15.000 casi di malati di Alzheimer, però si pensa siano decisamente di più, poiché non è stato ancora possibile poterli definire a fondo. Inoltre il nostro servizio di volontariato si svolge anche al Policlinico di Monserrato con la stessa identica procedura. Non si limita solo a questo, ma nella nostra struttura riceviamo tutti coloro che hanno bisogno di informazioni sia per quanto riguarda la patologia che di gestione effettiva amministrativa e burocratica della patologia stessa, in quanto a un certo punto della malattia il paziente non è più in grado di espletare le proprie quotidianità, per cui è necessaria una figura di tutor, definiamolo così, quindi che viene definita amministratore di sostegno. Le nostre iniziative sono molteplici e vanno a intaccare tutte quelle parti sociali e sanitarie che sono di fondamentale importanza. Altre situazioni di cui noi ci stiamo occupando in quest'ultimo periodo sono riferite a degli incontri mirati in alcune RSA, dove anche lì incontriamo i familiari e gli stessi pazienti, creando dei momenti di condivisione e di esternazione. Anche qui abbiamo creato numerosi eventi, siamo in collaborazione con lo INR che si trova a Cagliari, con l'RSA Villa degli Ulivi che si trova a Monastir, con il centro Don Orione a Selargius. Abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative tutte le realtà territoriali. Indubbiamente non sono sufficienti per sopperire quelle che sono le esigenze, quindi la nostra lotta si baserà anche sul far sì che possano moltiplicarsi queste situazioni e possano essere gemate, poiché noi siamo arrivati a operare non solo nel solo territorio di Cagliari, ma ci stiamo estendendo anche oltre la provincia di Cagliari. Quali sono le principali problematiche che un familiare vi espone negli incontri con la vostra associazione e che cosa vi chiede in particolare un familiare di un malato di Alzheimer?
Allora, sono tantissime le richieste, si basano prevalentemente sugli stati d'animo che affrontano e sulle situazioni che quotidianamente si presentano. Purtroppo è una patologia distruttiva dal punto di vista psicologico, perché, come ho detto precedentemente, ti annienta come individuo, in quanto il comportamento, i cambi di umore e le varie situazioni fanno sì che la persona non sia più riconoscibile anche allo stesso familiare. Talvolta, più che talvolta, spesso direi, si incontrano anche delle situazioni familiari particolari, poiché all'interno della stessa famiglia non viene gestita allo stesso modo dagli appartenenti, ognuno la interpreta in maniera diversa, appunto perché ci sono queste problematiche comportamentali che in un certo momento fanno pensare ad una cosa, invece poi è tutt'altro. Il decadimento cognitivo avviene talvolta gradualmente e invece altre volte in maniera più veloce, e diciamo che questo per un familiare è deleterio, in quanto non venire riconosciuto o allontanato, insomma, crea un grosso problema. Altre esigenze da parte dei familiari riguardano appunto l'espletamento delle varie situazioni, ovvero sia la cessione alla legge 104, alla 162, insomma tutta la procedura, che molto spesso non è chiara, e quindi hanno bisogno delle delucidazioni. Il fatto stesso di dover affrontare una situazione di insicurezza quando altri familiari vanno contro la richiesta di diventare un amministratore di sostegno, e sono, insomma, queste sono, diciamo, le più importanti. Infine, qual è il messaggio che la vostra associazione vuole lanciare a tutte quelle persone che si trovano in situazione di familiarità con l'Alzheimer? Che non devono sentirsi soli, che hanno sempre da parte nostra, associativa e di volontari, la possibilità di avere una famiglia che può stargli vicino, che saranno accompagnati in tutto e per tutto in questo cammino, che è comunque un cammino molto difficile, molto doloroso. Saremo lì a loro disposizione per fornire anche la consapevolezza che ogni minuto vissuto, anche con grande dolore, è un minuto regalato. Se perdi la memoria, perdi tutto. L'Alzheimer cancella poco a poco i ricordi di una vita.